Amici di Tutto Android, siamo presso lo stand di Alcatel qui all'IFA 2017 di Berlino perché sono stati presentati due prodotti interessanti. Il primo è questo, si chiama Alcatel A7. La particolarità di questo device è prima di tutto la batteria, sono 4000 mAh e questa particolarità va ad aggiungersi al prezzo di appena 229 euro, quindi un prodotto comunque che offre questa caratteristica della batteria oltre a una scheda tecnica comunque più che dignitosa. Infatti ci sono 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, la fotocamera posteriore da 16 megapixel, lo schermo invece da 5,5 pollici Full HD. C'è anche una versione maggiorata che si chiama Alcatel A7 XL, che però arriverà in Italia solo in un secondo momento. Ve lo faccio anche vedere dal punto di vista estetico, vedete che ci sono i due speaker sulla parte frontale, c'è anche un flash frontale, è un po' spessotto, ovviamente qua la parte posteriore è in plastica, un tasto power zigrinato, sulla parte posteriore c'è anche il sensore di impronte digitali, oltre al flash LED non è un tasto cliccabile, però è comunque un lettore di impronte digitali che sulla fascia di prezzo insomma ci può stare. A livello software invece abbiamo Android 7.0 Nougat con la personalizzazione di Alcatel che, come sappiamo, è piuttosto scarna, insomma è praticamente stock con qualche piccola aggiunta. Non so sinceramente se verrà poi aggiornato ad Android o ecco, un'applicazione che è stata aggiunta, una possibilità che è stata aggiunta con questa nuova versione, questa nuova famiglia di Alcatel, è la possibilità di andare a duplicare le applicazioni social e quindi insomma si sono un po' adeguati a quello che è il trend attuale. Il secondo dispositivo di cui vi voglio parlare è questo, Alcatel Idol 5, che in realtà non è proprio un'evoluzione diretta del 4 che abbiamo visto l'anno scorso, piuttosto dell'Idol 3. Infatti lo ricorda molto anche dal punto di vista estetico, sulla parte posteriore ora è in alluminio, mentre se ricordate che l'altro era in plastica. Ricorda, dicevo, il 3 non il 4, più che altro per il collocamento e sulla fascia di prezzo, perché è un pochino di fascia più bassa rispetto all'Idol 4 che era un dispositivo premium. Arriverà anche la versione Idol 5S ma in un secondo momento in Italia, per cui ora concentriamoci sull'Idol 5. Specifiche, c'è un MediaTek MT6753 octa-core con la GPU che è una Mali T720, 16 GB di memoria interna espandibili, forse un pochino pochi, e 3 GB di RAM. È stata persa la reversibilità, che era un po' una peculiarità di questi Idol, infatti vedete si può utilizzare solo in un verso, mentre negli altri anni c'era la possibilità di usarlo anche in questo senso. Peccato, perché secondo me era un'idea carina. Per quanto riguarda le fotocamere, abbiamo una fotocamera principale da 13 megapixel f2.0, mentre la fotocamera anteriore è da 5 megapixel con apertura f2.4. Sulla parte posteriore vedete che c'è anche un sensore di impronte digitali, però non è un tasto cliccabile, i tasti sono software. A bordo c'è Android 7.0 Nougat, questo verosimilmente verrà aggiornato ad Android O. La collocazione sulla fascia di prezzo è leggerissimamente più alta del device che abbiamo visto prima, però parliamo di 239 euro di listino, che è un prezzo davvero interessante se consideriamo che poi verrà venduto principalmente sul mercato online, quindi con un minimo di svalutazione potrebbe essere un prodotto su cui fare attenzione. Lo schermo, mi ero dimenticato di dirvelo, è un 5,2 pollici, la risoluzione è Full HD, la tecnologia LTPS LCD. Anche in questo caso poche le introduzioni dal punto di vista software, però vedete che per esempio ci sono delle gesture, c'è l'app cloner di cui vi ho parlato poc'anzi e c'è anche per esempio un gestore del telefono con storage, memoria, energia, insomma le solite cose che troviamo di solito sugli smartphone ultimamente, e comunque una personalizzazione che rimane per lo più fedele ad Android stock. Sicuramente due prodotti che puntano sul rapporto qualità-prezzo, interessanti, magari li vedremo in una recensione se saranno veramente così come promette la loro scheda tecnica. Direi che per il momento dallo stand di Alcatel è tutto, un saluto da Matteo per tuttoandroid.net.